Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YouGufo followers. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio estivo a tutti quanti. Io spero che voi vi stiate divertendo dalla spiaggia, dalla riva del mare, oppure se siete in montagna, ragazzi, a prendere un po' di freschetto, molto meglio per voi. Veramente io vi auguro di rilassarvi quest'oggi, voi che comunque potete, perché sapete che i nostri haters dicono che io alla fine non lavoro, non faccio un cactus, e poi ragazzi mi consigliano di andare dal dentista. Ebbene sì ragazzi, andrò dal dentista, perché alla fine tutti gli illeciti che compie la SF Inter di Milano, ragazzi, tutti gli imbrogli, il presidente in galera e le plusvalenze patteggiate per una pacchetta sulla spalla, ragazzi, tutti gli illeciti che hanno fatto la Marotta League, gli arbitri cartonati, la Covisoc, ragazzi, tutto finisce a taralluce e vino solo perché uno non è andato dal dentista. Quindi ragazzi, il fatto che uno debba andare dal dentista, questo vuol dire che l'Inter è una società pulita, ragazzi, purtroppo ce la raccontano così. Ad ogni modo, parleremo quest'oggi di calciomercato. Io vorrei vedere con voi queste notizie che ci arrivano dagli addetti ai lavori, perché loro sì che hanno delle fonti, le talpe interne che gli passano delle notizie, delle veline, quando poi alla fine, cari folli, c'è questo piccolo sospetto che magari siano un po' loro che queste cose, queste informazioni ce li passano leggermente distorte, perché alla fine, ragazzi, arriva la mezza notizia e uno la può interpretare. L'interpretazione, ragazzi, la faremo insieme, andiamo a vedere quello che succede. Ad ogni modo, cari followers, prima di iniziare vi ricordo il momento tenerezza, è importante fare l'iscrizione al canale. Non dimenticate che per voi è gratis, basta fare clic sul tasto iscriviti, a voi non costa nulla, però ragazzi, se non lo fate, a parte che siete dei cartonati, avete proprio il cuore, una pattumiera al posto del cuore, un bidone dell'immondizia, come disse il nostro Gigi Buffon. Followers, parliamo di cose importanti. Io vorrei parlare con voi di queste cose che stanno succedendo, ragazzi, perché, attenzione, perché c'è un contatto, ci fanno sapere, contatto tra Rugani e il Bologna. Adesso, siccome quelli del Bologna ci credevano, i bolognazzi, ci credevano, dobbiamo ingaggiare Hummels, quello della Germania, perché noi siamo in Champions, adesso noi prendiamo i calciatori potenti, ragazzi. Non hanno preso Hummels e quindi, ragazzi, ritorna adesso in voga il nome di Rugani e dice che i contatti tra Rugani e il Bologna si intensificano, soprattutto dopo il mancato arrivo di Hummels. Ah, ci credevano i bolognazzi, ci credevano. E Hummels non arriva, quindi Daniele Rugani gradisce la destinazione che gli permetterebbe di giocare in Champions League. Questa è la notizia, ragazzi. Io dico che noi comunque dobbiamo vendere questo calciatore per 100 milioni di euro all'estero. Poi se non arriva, ragazzi, voi del Bologna lo dovete pagare 100 milioni di euro, perché la nostra società a volte fa delle valutazioni interne. E quindi mi dispiace, ragazzi. Questo qua, Calafiori, è andato all'Arsenal alla fine per una cifra molto inferiore rispetto a quello che voi avevate preventivato, che avevate chiesto a noi, e quindi Rugani vale 100 milioni di euro, ragazzi. Sono cose che succedono, ragazzi. Attenzione, perché la Fiorentina continua ad insistere per McKennie, vogliono comunque uno sconto sul cartellino del calciatore che al momento sembra un po' freddo, però comunque lui vorrebbe aprire ai viola. E vediamo un po', ragazzi, c'è questa notizia. Effettivamente, se dovessimo vendere anche McKennie alla Fiorentina, secondo me Peppino Chiné ci arresterebbe in tronco a tutti quanti, solo per essere comunque di fede juventina, ci arresterebbe all'istante. Attenzione, followers, parlando di un ex viola, c'è anche lui, il nostro Arthur, ragazzi, questo qua che era destinato ad essere uno dei centrocampisti più forti del mondo, però quelli della Juve non ne capiscono nulla. Alla fine Padre Tempo, a Lele Adani, ci aveva detto: questo qua è uno che fa calcio, lui difende delle geometrie, sì Bobo, ah no Bobo è stato licenziato, allora Antonio mi tocca te parlare con te e con Ventola, allora questo disegno calcio, disegno delle strategie, il calcio sudamericano, questo this is football, vivo il football. Alla fine, ragazzi, il Como ha detto: vabbè, vi facciamo un favore, vogliamo prendere questo scappato di casa, altro che Padre Tempo, e dice: lo vogliamo comprare noi, lo vogliamo ingaggiare noi. Alla fine lui avrebbe rifiutato l'offerta del Como, e quindi, ragazzi, ci rimane sul groppone, però dovremmo essere contenti, perché alla fine rimane alla Juventus uno che veramente è uno dei più forti del mondo. E chi non ci crede che questo qua è forte, ragazzi, l'ha detto Lele Adani. Quindi alla fine non fate adesso quelli che disdegnano un campione di questo livello, perché Arthur Melo alla fine rifiuta il Como e rimarrà alla Juventus.
Poi ragazzi, altre notizie di calciomercato. Io ho visto che comunque il Napoli sta cercando di fare comunque degli acquisti, soprattutto perché adesso al ritiro, ragazzi, attenzione, perché dal ritiro di Castel di Sangro, attenzione, perché è assente Spinazzola e Gaeta. Sono assenti soprattutto Spinazzola, che è infortunato. Ragazzi, io questa cosa non me la spiego. Questa cosa di Spinazzola infortunato io non me la spiego, perché questo calciatore non ha mai avuto degli infortuni in carriera, è uno proprio integro. Gli unici infortuni che lui ha avuto è quando è stata la Juventus, vi ricordate? Diede la colpa ai medici della Juventus dicendo il centro medico della Juve non funziona. Chiaro, io non avevo nulla, mi infortunavo perché vedi quando uno parla dal dentista, io mi posso infortunare, per questo mi consigliano gli haters di andare dal dentista. Lo disse Spinazzola, disse io mi facevo male quando stavo alla Juventus perché i medici della Juve non capiscono una ceppa, il mio problema era dentale. A Roma subito hanno capito il mio problema, l'hanno capito subito, mi hanno operato i denti, adesso io non mi infortuno più. E infatti ragazzi, mi sembra strano che lui dopo essere stato alla Juventus abbia avuto degli infortuni, mi sembra che proprio questa è la prima volta dopo 1000 anni che si infortuna, eh? Non ha mai avuto nessun altro infortunio. Ragazzi, parliamo un'altra notizia di calciomercato prima di parlare di cose serie. Attenzione perché, ragazzi, l'Olympique Marsiglia fa sul serio. Voi ridete, voi scherzate, ma questi qui hanno offerto 40 milioni. Ma l'Inter, la SFU Inter di Milano, fa muro. Ce lo dice la Gazzetta dello Sport. L'Inter crede in Carboni. La chiara strategia tra rinnovare e compra. Quindi ragazzi, loro avrebbero fatto questa cosa, dicono a quelli là del Marsiglia, vabbè, voi dateci 40 milioni perché il Marsiglia comunque già ha pronti i vagoni, tutti pieni di banconote. Sta per arrivare un mare di soldi a Milano da parte del Marsiglia. Dice, vabbè, il prezzo a 40 milioni, ve lo diamo in prestito. Poi voi se lo volete ci date 40 milioni. Poi noi se lo vogliamo vi diamo 45. Perché comunque lo avrete valorizzato, perché loro ci credono in questo calciatore. Attenzione perché è veramente forte questo qua, eh? 40 milioni vale, ragazzi, questo è il prezzo. E sicuramente quelli del Marsiglia, pure che lui non farà nessuna partita, pagheranno i 40 milioni, perché ci credono. Valentin Carboni è il futuro del calcio mondiale e non. Quindi attenzione ragazzi, sono fatti veri. Allora, se parliamo un attimo di karma, io vorrei parlare di karma, perché spesso ragazzi vengono gli haters, soprattutto di una fede in particolare. Ci sono questi haters che comunque loro si trovano sotto al Vesuvio, di solito provengono da quella zona lì, di solito sono del tifo del Ciuccio, diciamo così, fan del Ciuccio, e ci vengono a dire, ma voi della Juventus, Rubentini, così, vabbè, fin qui alla fine ci sta. Il karma, vedi il karma, perché voi parlate male sempre così, voi siete la Juve, il karma si prenderà gioco di voi quando fate le battute su di noi così. Io mi ricordo che l'anno scorso facevano, mandavano questi video, c'è la Champions League, si è persa la pallina di una squadra, chi è la squadra che non sta in Champions League? Ha 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 ha, giocate con la Divano Kiev, ha 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 ha. Quest'anno voi non siete in Champions, cosa farete? Vi vedete l'isola dei famosi? Ragazzi, quest'anno c'è un nuovo formato della Champions League. Attenzione ragazzi, perché c'è il sorteggio molto presto. C'è il sorteggio, la UEFA ha stabilito quali saranno le 8 settimane dedicate alla prima fase della Champions League. 8 lunghissime settimane dove i tifosi del Napoli praticamente seguiranno sto cactus. Ragazzi, io c'avevo qua un cactus, non lo trovo, vi voglio far vedere sto cactus perché è quello che seguiranno i tifosi del Napoli, perché sto cactus è famoso e loro seguiranno praticamente sto cactus per le 8 settimane. Poi la Juventus dovesse passare il turno, la loro bile li rosicherà ancora di più, però per il momento ragazzi rosicheranno per ben 8 settimane, visto che nel nuovo formato della Champions, un nuovo tipo di Champions League, loro non ci saranno. La storia del calcio è che c'è un nuovo tipo di Champions League, una competizione tutta nuova, tutta bella, ops, non ci saranno gli amici del Napoli. Vedete che questo è il calcio, è crudele, eh? Cioè quando tu proprio c'è la canzone della Champions League e tu l'hai inventata tu, perché tu hai inventato l'urlo Champions,
Tu che comunque sei quello che c'ha la passione che c'è solo a Napoli. C'hai l'Urlo Champions perché l'hai inventato tu. La città è la più bella del mondo e soprattutto la passione che c'è a Napoli. Il sole. Alla fine fanno una Champions League, nuovo formato. Almeno secondo me li dovevano invitare d'ufficio come la squadra più rappresentante della Champions League. Però ragazzi, vedete che il calcio è tutto ruba, qua è tutto un mischio di ladronerie, di cialtronerie. Quindi alla fine ragazzi, il Napoli ingiustamente viene lasciato fuori dalla Champions. L'anno scorso facevamo i buffoncelli, ah siete fuori dalla Champions. Quest'anno ragazzi, la ruota gira e adesso purtroppo vi tocca a voi. Ma ripeto, solo perché il calcio è praticamente un insulto alla legalità. Questo è il motivo. Ad ogni modo, followers, la seduta pomeridiana con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza, fate l'iscrizione al canale, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale non ha inventato l'Urlo Champions. Yeah.